La gravidanza è un periodo molto particolare della vita di una donna e anche nel caso, soprattutto nel caso di donne che affrontano una patologia come l'epilessia. Abbiamo affrontato l'argomento gravidanza e trattamento con farmaci antiepilettici a Roma in occasione della 39esima edizione del Congresso Nazionale della LICE, la Lega Italiana contro l'Epilessia, e abbiamo affrontato questo argomento insieme alla dottoressa Barbara Mostacci dell'Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, l'IRCCS di Bologna. Allora, dottoressa, innanzitutto la gravidanza è un periodo particolare, dicevamo. Cos'è che succede nelle donne che hanno epilessia? Ci possono essere modifiche nella farmacocinetica dei farmaci che vengono assunti in questo periodo? Sì, esattamente, devono essere tenute in considerazione sia aspetti legati al fatto che i farmaci antiepilettici possono, alcuni di loro soprattutto più di altri, molto probabilmente, aumentare il rischio di alcuni effetti avversi sul feto, sia viceversa il fatto che la gravidanza può modificare il metabolismo di alcuni di questi farmaci, e a volte, se questa cosa non viene tenuta in considerazione, quindi non si fanno i dovuti aggiustamenti nel corso della gravidanza, questo potrebbe costituire un maggior rischio di fare delle crisi epilettiche. Il bilanciamento quindi sui rischi per il feto e i rischi per la madre deve essere fatto correttamente, scegliendo le molecole più sicure e utilizzandole in maniera tale da non raggiungere sempre una dose che comunque sia terapeutica per la donna. Dottoressa, ci parlava di molecole, anche di questo proprio ne ha parlato in un workshop Epilessia e Donna che si è tenuto proprio nella prima giornata del congresso. Qualche caso specifico, qualche farmaco, proprio parlando di interazioni, modifiche farmacocinetiche, che ha illustrato ieri in sala? Sì, il caso forse più interessante per molti aspetti, più paradigmatico, è quello della lamotrigina, che è un farmaco ormai molto conosciuto dal punto di vista dei rischi degli effetti avversi sul feto e considerato a basse dosi un farmaco sostanzialmente, chiamiamolo, sicuro in gravidanza, cioè legato a un rischio di malformazioni congenite maggiori, praticamente sovrapponibile a quello di donne che non assumono nessun farmaco. Tuttavia il metabolismo di questo farmaco è estremamente indotto dagli estrogeni, e questo fa sì che nel corso della gravidanza si possa assistere quasi a un crollo delle sue concentrazioni plasmatiche. Questo la letteratura, anche su grossi numeri, ci ha detto che può tradursi in una recrudescenza di crisi anche in donne precedentemente controllate, o comunque in un peggioramento sul controllo delle crisi. Questo significa che dobbiamo monitorare le donne nel corso della gravidanza, a volte aggiustare la dose. È un aggiustamento naturalmente, come posso dire, virtuale, nel senso che aggiustiamo la dose dall'esterno per poter mantenere in realtà la stessa dose plasmatica, e quindi in effetti il dosaggio che raggiunge il cervello e che raggiunge il feto è lo stesso di prima al massimo. E questo deve essere fatto, questo ci dice la letteratura attuale, prima che possano esserci dei problemi, proprio per evitarli. E quindi un attento monitoraggio della gravidanza in queste donne è importante, così come è importante un monitoraggio dopo il parto, perché i livelli tendono a aumentare molto rapidamente, potendo dare degli effetti tossici se abbiamo fatto delle modifiche importanti. Quindi le modifiche, nuovamente nel senso di una riduzione, devono essere fatte attentamente, possibilmente su dei dosaggi, e abbastanza rapidamente, anche per evitare un eccesso di lamotrigina nel latte, che a volte può dare qualche effetto collaterale nel bambino, mentre normalmente comunque l'allattamento è sempre raccomandato anche nelle donne che assumono questi farmaci. Lei ha fatto il caso della lamotrigina. Rispetto alla lamotrigina, molecole nuove sono più sicure, o comunque bisogna sempre avere un occhio particolare di riguardo ai dosaggi, come diceva prima? Diciamo che abbiamo sufficienti informazioni per tutti i farmaci antiepilettici riguardo la loro farmacocinetica in gravidanza, dei farmaci almeno che sono stati abbastanza estensivamente utilizzati in gravidanza. Ce ne sono altri che comportano la necessità di attenzioni simili, tra cui sicuramente levetiracetam, tamela ox, carbazepina, probabilmente anche il topiramato.
Ecco, ci sono anche delle interazioni, delle possibili interazioni tra farmaci antiepilettici e contraccettivi. Sì. Ecco, in questo caso cosa ci dice? Cos'è che bisognerebbe fare o tenere in considerazione? Ci sono anche delle indicazioni precise dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alcune cose che sono abbastanza note sono che i farmaci forti induttori sul citocromo P450 inducono il metabolismo dei farmaci estroprogestinici, e quindi parliamo del fenobarbital, della fenitoina, della carbamazepina, ma anche della oscarbazepina, e a dosi superiori a 200 mg anche del topiramato. Tutti questi riducono i livelli degli estroprogestinici ed è stato dimostrato, almeno per i vecchi farmaci induttori, anche un discreto numero, in letteratura almeno una sessantina, di gravidanze indesiderate dovute all'associazione tra l'estroprogestinico, che significa non solo la pillola, mi raccomando, ma anche il cerotto e anche l'anello. Questi, anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se devono essere assunti come contraccettivo, non possono essere considerati sicuri in presenza di questi farmaci. Per quanto riguarda nuovamente la lamotrigina, come dicevo, il suo metabolismo è fortemente indotto dagli estrogeni. Questo significa che in realtà l'utilizzo contemporaneo di preparati estroprogestinici e lamotrigina può determinare una riduzione dei livelli della lamotrigina e una necessità di riaggiustarli. Anche per la lamotrigina l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è d'accordissimo sull'utilizzo insieme, per questo motivo, con gli estroprogestinici, però può essere utilizzata la pillola solo progestinica, e in entrambi questi casi probabilmente la cosa migliore è utilizzare un dispositivo intrauterino anche con il progestinico, che in questo caso non è influenzato da questi farmaci, avendo un effetto solo locale in questo caso.